Un saluto e ben ritrovati da Mirko Roncasci, consueto appuntamento del fine settimana, come decine saluti, la nostra rubrica in collaborazione con lo studio Ippocrates di Sondrio. Quest'oggi torna a trovarci un medico che abbiamo già avuto in passato i nostri microfoni. Diamo quindi il benvenuto, o meglio il ben ritrovato, al dottor Gabriele Bertoni. Dottore, innanzitutto ben ritrovato su Radio TSN. Grazie a lei e buon ritrovati a tutti. Specialista in chirurgia vascolare e angiologia, oggi affrontiamo proprio questi argomenti partendo però da un discorso che è quello legato all'insufficienza venosa e alle varici. Ed è un discorso che possiamo dire per certi versi si sposa proprio con la stagione, dottore. Per cui, come prima cosa, diamo proprio questa collocazione temporale, perché ne parliamo in autunno di questo problema di insufficienza venosa e di varici? Ma ne parliamo in autunno fondamentalmente per un discorso direi quasi prettamente femminile, perché al gentil sesso sta più a cuore l'aspetto estetico. In realtà è un discorso che si potrebbe fare durante tutto l'anno. Il fatto della stagionalità di questo fenomeno, di questo problema, è legato al fatto che l'eventuale trattamento, proprio per come è connotata la patologia, prevede diversi step di solito, per cui è concettualmente sbagliato rivolgersi allo specialista a ridosso dell'estate, perché non si riuscirà mai ad ottenere, per una questione di tempo, il risultato sperato in così poco tempo, appunto. Rovesciamo infatti il discorso, anziché partire dai sintomi e andare poi al percorso che si segue, noi quest'oggi facciamo proprio il percorso inverso, ovvero ricollegandoci a quanto dicevamo adesso, quindi all'autunno come periodo, l'autunno e l'inverno che possono essere per chi ha un problema come quello che abbiamo appena citato, può essere magari il periodo migliore per sottoporsi alle cure e ai trattamenti del caso. E allora spieghiamo ai nostri ascoltatori qual è il percorso che poi porta alla guarigione e perché serve del tempo. Assolutamente sì. Già in altre circostanze, sempre da questi microfoni, avevo cercato di illustrare come l'albero venoso, la circolazione venosa possa essere appunto vista come un albero. E la cosa che salta di più all'occhio, specialmente nel senso femminile, ma non solo, infatti la patologia è presente in egual misura nell'uomo e nella donna, è proprio il discorso estetico, con magari dei capillari o delle piccole varici. Ma in realtà il problema che sostiene questi sintomi, questi segni che si vedono poi sulla pelle, hanno un'origine ben più profonda. Quindi lo specialista è in grado, attraverso un accurato studio eco-color Doppler, quindi un'ecografia fondamentalmente, di individuare quali sono le cause del reflusso venoso, la loro origine, e invitare il paziente a un trattamento che può essere, solitamente è, concepito in diversi step. Quindi, sempre tornando all'esempio dell'albero, se avete un albero nel vostro giardino con qualche foglia gialla, il giardiniere non verrà mai nel vostro giardino a staccare la foglina gialla e mettersela in tasca, ma fatta una diagnosi, vi proporrà una cura che magari arriva fino alle radici, ai tronchi e poi successivamente ai rami che sostengono le stesse foglie gialle. In questo modo si può ottenere una guarigione, cioè una cura dell'albero. Diversamente, ecco, lo specialista che possa proporre solo ed esclusivamente un trattamento estetico, senza indagare invece le cause che possono sostenere il problema che si rende visibile sulla gamba della signora o del signore in questione, non fa una diagnosi perché non fa uno studio Doppler e quindi non può proporre una terapia, ma semplicemente un palliativo sintomatico, se vogliamo, di quelli che sono i segni visibili, ben lontano dall'essere appunto una cura. Per tutti questi motivi, infatti, non ci si può aspettare una risoluzione nell'immediato del problema. Assolutamente no, nel senso che se una paziente viene nel mio studio e ha, oltre ai capillari, qualche vena varicosa,
e dallo studio Doppler viene fuori che in realtà la causa di queste vene varicose è un problema della safena, per esempio, della piccola safena, o altri problemi analoghi, ecco che la terapia prevede in prima battuta una terapia mirata per il tronco del nostro albero, quindi l'albero safenico, e solo successivamente, a distanza di circa un mese, si può passare a uno studio e quindi poi a un trattamento eventualmente dei rami, per poi affrontare dopo un altro mese circa l'aspetto più squisitamente estetico. Quindi è concettualmente sbagliato rimandare la visita allo specialista adesso che l'estate è finita, al maggio dell'anno prossimo, pensando di ottenere poi un risultato che sia in grado di consegnare alla società una gamba in ordine per il mese successivo, quando comincia a fare caldo. È per questo che si introduce il discorso della stagionalità, perché è questo il momento in cui, affrontando il problema nei termini e nei modi che ho appena descritto, si riesce poi ad arrivare alla risoluzione, alla cura del problema entro il periodo utile per finalmente mostrare una gamba in ordine. Parlando di sintomi, quali sono i segnali che il corpo trasmette e che sarebbe meglio non trascurare? La ringrazio per questa domanda, perché in realtà, al di là dell'aspetto estetico che più concerne forse appunto le signore, la patologia varicosa, ma nella fattispecie la patologia del reflusso venoso, può estrinsecarsi inizialmente in modi molto più subdoli ai quali si tende a non prestare particolare attenzione. Mi riferisco per esempio alla stanchezza delle gambe dopo una giornata di lavoro, alle gambe pesanti, a quelle gambe che nel letto non trovano riposo, addirittura magari dei crampi notturni, e questo ancora prima che si renda visibile sulla pelle il segno dell'insufficienza venosa e delle varici. Quindi ecco che quattro capillari in croce con una sintomatologia alle spalle di questo tipo fanno pensare che ci sia in realtà qualcosa di più profondo, che certamente vale la pena di essere indagato, perché appunto il problema potrebbe essere di ben altra natura che non estetico. In realtà, mi permetto di fare questa osservazione, 9 donne su 10 che vengono nel mio studio per un problema estetico non hanno solo un problema estetico. Il problema estetico è quello che loro denunciano come cosa che a loro dà più fastidio, ma poi indagando durante la visita quali sono i sintomi che accompagnano questi capillari, ecco che poi viene fuori tutto il corteo sintomatologico che ho appena descritto, e dall'esame Doppler viene fuori magari che appunto sì, i capillari ci sono, ma sono sostenuti da ben altra patologia, e per questo ci può essere una cura, non un palliativo sintomatologico, ma una vera e propria cura. Chiudiamo con quello che poi è un invito che vale sempre quando parliamo di medicina e di quanto ne concerne: è sempre meglio un controllo in più piuttosto che aspettare e poi ritrovarsi a dover affrontare delle situazioni ben più complicate. Assolutamente, teniamo poi conto che il problema dell'insufficienza venosa non è certamente determinato dalla professione che la persona svolge, non è certamente determinato dal fatto che lavori sempre in piedi o sempre seduta, non ha nulla a che fare con il tenere le gambe sempre incrociate, assolutamente, ma ormai è assodato e appurato che sia più un'impronta genetica che ci portiamo appresso. Quindi se in famiglia ci sono casi di vene varicose o di trombosi, oppure anche semplicemente di grossi capillari che vengono fuori sul lato esterno delle cosce, per esempio, o sul lato interno, magari nella mamma o nella zia, ecco che probabilmente il paziente o la paziente che porta presso questa impronta genetica è molto predisposto ad avere lo stesso tipo di problema. Noi ringraziamo il dottor Gabriele Bertoni, specialista in chirurgia vascolare e angiologia. Grazie per essere stato con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito, e l'invito è quello solito di rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio TSN.